Certamente una cattedrale nel deserto a Creti, per vari aspetti anche paesaggistici, ma soprattutto infrastrutturali e logistici, non vedrà la Regione Toscana favorevole. È un secco no quello che arriva dall'assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli in merito alla collocazione della stazione dell'alta velocità Medio Etruria. Baccelli non usa infatti giri di parole dopo l'annuncio del ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini, che ha ribadito la scelta di Creti e Valdichiana. Noi ci siamo espressi più volte verbalmente in occasione del tavolo tecnico romano, formalmente con varie lettere, varie note, che siamo ovviamente a favore di una nuova stazione Medio Etruria, ma non a Creti. Sono sorpreso del fatto che il ministro Salvini abbia dato un incarico per lo studio di fattibilità tecnico-economica, perché mi pare un atto politico, non amministrativo, atteso che una infrastruttura di questa portata sul territorio della Regione Toscana senza il nulla osta della Regione Toscana non si può realizzare. Tra l'altro, nello stesso tavolo tecnico era emersa ad esempio la soluzione dell'implementazione della stazione di Arezzo come una soluzione che in termini di costi e benefici era forse la migliore, ma noi eravamo disponibili anche a una localizzazione più baricentrica rispetto all'Umbria come Rigutino e comunque a ragionare di altre soluzioni. Nelle ultime ore a ribadire la propria contrarietà alla decisione di Creti è stato anche il comitato Sava stazione alta velocità Arezzo. Ci siamo ritrovati qui per protestare contro la decisione che è stata presa dal ministro Salvini per la stazione a Creti. Io lo ritengo una cosa veramente assurda. Comunque tutto il consiglio comunale è favorevole per Rigutino. Il sindaco si è esposto in modo, diciamo, veramente più di così cosa doveva dire. Questa è tutta una questione elettorale per fare un favore ad Umbria, ma fa un dispetto alla Toscana.